Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video. Vi avevo chiesto qualche video fa se potesse interessarvi un video sulla mia patologia e situazione clinica. Curiosamente non me lo aspettavo e per questo vi ringrazio, ho ricevuto tanti pareri positivi, onde per cui adesso sono qui a girarlo. Per la prima parte, cioè quella che riguarda proprio il problema alla nascita, leggerò qualcosina e da lì poi passeremo alla mia esperienza. Per rispetto alle fonti lascerò il link in descrizione. La tetraparesi spastica è una forma di paralisi parziale che interessa i muscoli volontari di tutti e quattro gli arti. E direi che si vede pure, aggiungo io. Associata a deficit della sensibilità più o meno importanti. Infatti i piedi, per esempio, sono quelli che sentono prima il freddo nel mio caso, mi diventano più facilmente viola perché poi nella sfiga sono pure rosso, quindi ho la pelle bianco morto, mortisia. Si tratta della forma più grave di paralisi cerebrale, la cui eziologia è multifattoriale perché può essere determinata da cause prenatali, perinatali e postnatali. Poi c'è tutto un elenco delle cause, vi leggo soltanto l'ultima parte che mi riguarda personalmente, appunto, ma è soprattutto la scarsa affluenza, tra parentesi, ipossia o la totale mancanza, asfissia di ossigeno a livello cerebrale del bambino a determinare danni irreparabili. Nel mio caso si è trattato di un parto pre-termine, che però non vedo. Solo che questo mi hanno detto, cioè che sono nato al settimo mese, questo posso dirvi. Poi c'è un accenno alla sintomatologia e in effetti alcune cose le ho. Ad esempio, movimenti volontari minimi e poco coordinati. I miei movimenti delle mani non sono coordinati. Rigidità o contrazione permanente della muscolatura, verissimo, io ho braccia e gambe rigidissimi, anche se c'è chi li ha ancora più rigidi, diciamo che mi trovo nel mezzo. Disturbi uditivi e visivi, paralisi dello sguardo, strabismo. Ecco qui lo strabismo, altrimenti detto strabismo venereo per addolcire un po' di più la pillola. Fatto sta che il mio occhio sinistro, insomma, per me non è un bel vedere. Disturbi cognitivi o deficit dell'attenzione, fortunatamente no. Deformità dei piedi, fortunatamente no. Deformità articolari, fortunatamente no. Tra le possibili complicanze possono presentarsi disfagia e scoliosi. Io la scoliosi ce l'ho, fidatevi, perché, insomma, non mi giro a farvi vedere la schiena, sono a casa da solo. Diciamo che la maggior parte delle cose sono state dette, ora entro un pochino più nello specifico. Per quanto mi riguarda, la malattia ha comportato non so se si dice mancinismo. La difficoltà di comunicare, qui elencata, in realtà è minima e si presenta solamente in caso di particolare forza emotiva, esempio, troppo arrabbiato, troppo triste, troppo felice. Non riesco ad esempio a urlare se non sotto un carico emotivo importante, per via dei problemi di respirazione. Esempio, sono al Pride, mi dicono, dicono cacciate tutti un urlo e io faccio aaaah. Mi prende un accidente perché non lo so, ho visto una pantera e allora l'urlo viene naturale come tutti. Essendo interessati tutti e quattro gli arti, io sono costretto, perché non mi vengono altri termini, a muovermi su una sedia a rotelle. Parlando, informandomi in giro, ho scoperto che anche la risarella è un po' un risultato dello scarso controllo che io ho delle azioni volontarie. Altre cose scoperte sono ad esempio
La riduzione della funzione della vescica, nel senso che se io non vado in bagno entro un certo limite me la faccio addosso. Come penso la maggior parte delle malattie neurologiche ha una componente emotiva, quindi idem come sopra per la risata. Troppo nervoso uguale sbandamento dei sintomi, troppo felice uguale sbandamento dei sintomi. Ecco. Un altro aspetto della mia autonomia residua molto scarsa si può riassumere ad esempio nella vita di tutti i giorni. Io devo essere alzato dal letto, aiutato fortemente a vestirmi, nel senso che al massimo stando seduto sulla sedia a rotelle posso puntare i piedi per aiutare chi mi assiste a mettere i pantaloni e poco altro, posso tirare in avanti la schiena per infilarmi la felpa, poco altro. Sarei capace di, ad esempio, di lavarmi la faccia e i denti, però ci vuole il giusto spazio, nel senso che devo entrare con la sedia a rotelle. Sono capace di mangiare al 90% da solo, diciamo che non amo molto la pasta piccola tipo stelline, non perché non mi piaccia di gusto, ma perché prima o poi arrivo a chiedere aiuto. La forza fisica è quella che è, quindi non posso versarmi le bibite da solo. Trovo molto più comode le bottiglie piccole, alcuni tipi di bicchieri sono veramente scomodi, per esempio quelli di alcuni bar, e quindi di qui il 90%, perché parimenti sono però in grado di usare abbastanza bene le posate. Certo è che la mia assistenza è un'assistenza 24 ore su 24, e i contributi, vita indipendente della nostra cara Grosseto, non è che non sono sufficienti per me perché ho avuto un trattamento diverso, no, non sono sufficienti per nessuno. E se io ho questa situazione abitativa che non mi si confà per mille versi, però non voglio uscire troppo dall'argomento del video, e anche per il fatto che non ci sono i mezzi per vivere da solo, non ci sono i mezzi soprattutto per pagare adeguatamente una persona qualificata che mi aiuti a fare tutte queste cose. Aggiungerei che di riflesso privacy e intimità vanno guadagnate e sudate, perché la scarsa funzionalità delle mani determina che ci si debba far aiutare anche in cose che si preferirebbe fare da soli. Questo quadro clinico è decisamente anti-uomo, lo chiamo io essendo gay, se qualcuno preferisce le donne, può chiamarlo antidonna, però ho notato da parte della maggior parte della popolazione femminile, ovviamente esistono le eccezioni in tutti i casi, una maggiore propensione all'assistenza anche quando ci sono quadri clinici uguali o simili a quelli che vi ho appena descritto. Stavo dimenticando che non credo di aver citato il primo sintomo, che nel mio caso è molto importante: sindrome piramidale caratterizzata da ipertono e rigidità muscolare. Bene, ragazzi, io direi di aver dato un'idea tutto sommato abbastanza buona. Personalmente vi ringrazio di aver richiesto a gran voce questo video che io riutilizzerò ogni qualvolta mi troverò a parlare della mia malattia, non perché non c'ho voglia, ma perché ho sempre paura di omettere qualcosa ed è giusto che chi chiede venga adeguatamente informato. Anzi, per quanto mi riguarda, è una curiosità che mi gratifica, perché vuol dire che tu stai accettando tutto il pacchetto, ecco. Vi chiedo caldamente di condividere questo video, perché bisogna sapere, non credo che ci sia un altro video di questo tipo, o forse se c'è è molto più tecnico e non legato alle esperienze. Facciamo un piccolo giochino per alleggerire un po', visto che non riesco a fare la stessa cosa su Instagram.
Chi ha guardato il video fino alla fine può scrivere la seconda parte del commento con hashtag assumption, che vi scrivo anch'io, e supporre una cosa su di me. Uno dei prossimi video sarà per dirvi quante supposizioni avete indovinato su di me. Grazie per le condivisioni. Grazie per le iscrizioni, se non siete iscritti iscrivetevi, attivate la campanella per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!